Siamo di nuovo qua appunto per questa bellissima iniziativa, non perché l'abbiamo fatta noi, ma perché ritengo che sia un'iniziativa che abbraccia sia il mondo del volontariato che appunto l'ecologia. E quindi sono due motivi fondamentali, sono due motivi a mio avviso meravigliosi. Io personalmente sono molto soddisfatto di questa iniziativa. Per un semplice motivo, perché posso dire presuntuosamente oggi che ha vinto il mondo del volontariato, ha vinto la mia testardaggine e la mia presunzione di credere in questi progetti e di credere appunto che si possono fare le cose anche in Calabria e anche nel nostro paese. Ebbene, ci è voluto un po' di tempo, ma ce l'abbiamo fatta e sicuramente ce la faremo anche dopo per tante altre iniziative. Ho creduto subito dall'inizio in questo progetto della raccolta dei tappi. Non è la prima volta, anche perché con la raccolta dei tappi che è iniziato nel 2011, sempre appunto a Guardavalle a Satiano, all'inizio con gli scout abbiamo fatto due adozioni a distanza. Oggi invece con il Centro Studi e Ricerca Ambiente Marino di Guardavalle abbiamo comprato questa sedia a rotelle, raccolte oltre 3 tonnellate di tappi, sono tantissimi, quindi sono veramente felice e sono anche felici e soddisfatti tutti i volontari del Centro Studi di Guardavalle, Centro Studi e Ricerca Ambiente Marino di Guardavalle, perché hanno creduto anche loro in questo progetto, hanno abbracciato, iniziando dalla nostra presidente, dottoressa Menniti Maria Assunta, e tutti gli altri, anche al gruppo operativo della Protezione Civile del VAIS, dove appunto abbiamo fatto anche altre iniziative ed hanno collaborato con noi. Perché questa sedia a rotelle nel reparto di medicina? Perché io ho lavorato nel reparto di medicina e so benissimo le difficoltà e il grande disagio anche molte volte per le attrezzature che purtroppo ci sono, ma che il tempo poi li rovina e così via. E quindi, anche per questo motivo, ma un motivo fondamentale perché in quel reparto ci sono ottimi professionisti, cominciando dai medici, i colleghi infermieri e finendo appunto agli ausiliari e a tutto. E poi era necessario, ecco, iniziare da un reparto dove la maggior parte di noi purtroppo poi fa riferimento. E quindi, a mio avviso, è giusto così. Ma già da oggi abbiamo pensato che nelle prossime appunto raccolte daremo anche a penseremo ad altri reparti. È giusto e doveroso ringraziare, fare dei ringraziamenti. Ho preso degli appunti perché i ringraziamenti a mio avviso sono come gli errori. Se non sono, in poche parole, sono come le virgole e i punti. Se non si mettono, si fanno degli errori. Quindi è giusto ringraziare i colleghi miei e tutto il personale dell'ospedale di Chiaravalle e di Soverato, in modo particolare i colleghi della dialisi, perché loro hanno raccolto più tappi di tutti. Devo ringraziare la scuola, la nostra scuola, l'Istituto Comprensivo Aldo Moro di Guardavalle, ma anche la scuola primaria di Santa Domenica di Ricati, quindi siamo nella provincia di Vibo. Poi bisogna ringraziare anche la scuola di Olivati con il sindaco Pontieri. Bisogna ringraziare l'Istituto Comprensivo Scolastico e la scuola dell'infanzia di Davoli Marina. Bisogna appunto ringraziare delle persone singolarmente, di Vittoria Grenci che ci ha dato la possibilità di usufruire dei loro magazzini all'inizio e anche a tuttora, prima che facessimo questa iniziativa. Bisogna ringraziare la signora Costarella Caterina, una ragazza e una signora di Catanzaro che ha raccolto tanti tappi anche per noi. Bisogna ringraziare la ditta di Giorgio Paparo che
ci ha fatto depositare anche questi tappi lì nella loro struttura. Bisogna ringraziare la signora Petraio Antonietta, che è una signora che fa parte della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, della parrocchia San Raffaele di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, che ha raccolto e continua ancora a raccogliere non solo i tappi ma anche l'olio, i cellulari, le batterie e tutte queste cose. Cosa bisogna ringraziare anche pure, ho detto tutto, sì, ho detto tutto, la signora Vittoria Grenci, l'ho detto, e certamente anche l'amministrazione comunale di Guardavalle, doveroso perché per la loro collaborazione, per la loro vicinanza in questi progetti, e quindi è giusto anche ringraziare loro. Meno male che me l'ho visto, bisogna ringraziare il comitato dei giochi senza quartiere di Guardavalle. Quest'estate abbiamo fatto questa iniziativa della Olimpiadi dei rifiuti e lì abbiamo raccolto tanti tappi e tutte le altre cose. E quindi cosa dire? Bisogna sfatare, diciamo, una credenza popolare, perché tutti sanno di questa raccolta dei tappi, e però molte volte li raccolgono e poi non lo sanno dove li devono portare. Oggi il mondo del volontariato raccoglie i tappi in tutto il mondo, quindi noi non siamo una novità, non siamo appunto né i primi e non saremo appunto gli ultimi. Oggi il mondo del volontariato raccoglie questi tappi per un semplice motivo: perché fa ecologia, ma perché poi si autofinanzia, perché questi tappi attualmente sul mercato valgono 16 centesimi al chilo, quindi una tonnellata di TAP significa che uno guadagna 160 euro, e quindi ogni associazione che le raccoglie decide quello che vuole fare: o se li tengono loro per autofinanziare, oppure fanno come abbiamo fatto noi, che abbiamo comprato la sedia a rotelle in questo caso. Basta andare su internet, si vede chi li raccoglie e per quale motivo vengono raccolti questi tappi. I tappi cosa fanno? Questi tappi vengono poi appunto lavati, sminuzzati, tagliati per appunto fare altre cose di plastica, perché con i tappi in modo particolare si fanno i tubi dove passa l'acqua, ma con i tappi la ditta che li ricicla fa anche i paraurti dei motorini, i paraurti delle macchine, le sedie, i tavoli di plastica, le cassette della frutta, quelle che vedete, quelle nere, ecco, insomma, si fanno tante altre cose. Quindi questo è il motivo appunto principale, diciamo, della storia. Però uno può dire: come mai raccoglie solo i tappi e la bottiglia non la raccoglie? Tra virgolette, la raccolta dei tappi, insomma, è più, tra virgolette, diciamo così, più preziosa, nel senso che questo materiale viene impiegato di più, ha un valore diverso, e anche per la facilità di raccoglierle, perché raccogliere le bottiglie di plastica, che è un altro tipo di materiale perché è PET, invece il tappo è un polietileno, quindi sono due cose differenti ed è giusto che vengano divisi, perché non si possono fondere insieme, non si possono lavorare insieme, quindi è doveroso ed è giusto toglierli e dividerli. Per una facilità di raccolta e per un guadagno maggiore, il mondo del volontariato ormai li raccoglie così, cioè ormai li raccoglie tutti, quasi, basta andare su internet, si vede. Quindi questo, siamo felici, siamo soddisfatti di questa iniziativa. Io mi ritengo che sono molto felice, perché ho creduto dall'inizio e continuo a crederci, e lo farò ancora di nuovo. E basta poco per poi appunto facilitare la vita di qualcuno che non ha la possibilità, insomma, anche di comprare una sedia a rotelle, e di facilitare anche quella che è la vita in ospedale. Cosa dire? È bello anche che le istituzioni, noi del mondo del volontariato, abbiamo diciamo, lavoriamo in sinergia. Quindi mi auguro che questa sinergia possa continuare nel futuro, con le istituzioni che siano di tutti, insomma, i rami, dalla sanità, insomma, la scuola, eccetera, eccetera. Io ringrazio tutti, anche chi ha raccolto solo un tappo.
Quindi anche chi ha raccolto solo un tappo si deve ritenere soddisfatto di questa iniziativa. Finisco ad informarvi di questa cosa, che noi vogliamo continuare in questo progetto e vi invitiamo alla seconda edizione Meno Rifiuti e Più Solidarietà, che faremo a Guardavalle Superiore e Guardavalle Marina il 22-23 marzo, che è sabato e domenica. Faremo questa raccolta non solo dei tappi, ma anche delle batterie esauste, dell'olio vegetale esausto, degli occhiali da vista, degli abiti e dei cellulari inutilizzabili. Quindi poi vi daremo gli orari, ma sicuramente faremo come solitamente facciamo, dedicheremo sabato tutta la giornata e domenica solo la mattinata. Faccio un appello in modo particolare ai miei compaesani di Guardavalle. Abbiamo necessità di trovare un luogo, un magazzino vecchio, insomma anche delle tettoie dove poter sistemare questi tappi. Purtroppo il magazzino che abbiamo è piccolo e non ce la facciamo a contenerli. Quindi colgo un appello a tutti, se qualcuno sa, ci può aiutare a darci gratuitamente, ripeto gratuitamente, perché purtroppo le spese sono quelle, cioè il guadagno è quello che è. Se dovessimo darlo giustamente a chi ci affitta un locale, noi purtroppo non possiamo farlo. Quindi chi ci vuole venire incontro, non con la macchina, dico io, ma a braccia aperte a darci gratuitamente questo garage, perché abbiamo necessità di sistemarli. Devo essere sincero, a Guardavalle abbiamo anche avuto l'aiuto dell'amministrazione comunale, perché loro ci hanno detto che i magazzini a Guardavalle Superiore ce li danno. È una scialuppa di salvataggio questa, e la stiamo tenendo in considerazione, però per noi è un po' difficoltoso salire a Guardavalle Superiore e portare questi tappi, perché li consumiamo il guadagno poi di benzina andare a portarli. Noi vorremmo trovare questo magazzino a Guardavalle Marina, se è possibile bene, se no sono convinto che il Signore dall'alto ci darà una mano d'aiuto e prima o poi troveremo la soluzione. Quindi grazie a tutti. Alle prossime edizioni, un abbraccio a tutti voi e un grande ringraziamento come sempre a Guardavalle Online. Grazie di tutto.